Allora, Michela Dreosto è una persona che si occupa di ricamo a tutto tondo. Ho lavorato per molti anni in sordina, senza fare nessun tipo di pubblicità, anzi, addirittura per i primi 10 anni non avevamo un'insegna all'esterno, non avevamo un sito, cioè tante cose, nessuno diceva che noi c'eravamo. Primo cliente è stato uno dei miei più grandi amici, che ha saputo che tutto quello che stavo facendo e ha deciso di iniziare a intraprendere il lavoro con me, anziché nel posto dove andava prima. L'artigianato in realtà non vende il pezzo, ma vende tutte le ore di lavoro del pezzo che si deve creare. È verissimo. Effettivamente è molto difficile far capire alle persone che dietro una creazione non c'è la creazione e basta. Ogni cosa che viene fatta, va studiata, provata, riprovata, riprovata ancora innumerevoli volte per poi essere messa con sicurezza sul mercato, perché non è così facile. L'artigiano vissuto come lo vivo io è una cosa che viene dal cuore e quindi le ispirazioni e comunque i desideri nascono anche con quello che è la crescita della famiglia, la crescita dei bisogni che ci sono e quindi va insieme, va integrato insieme. Il sogno mio sarebbe quello di ampliare questa casa e creare uno store più grande, però ora come ora non mi allontanerei da qui. Allora, il commercio online è fondamentale. Oggi non possiamo pensare di avere solo la nostra bottega, dobbiamo sempre avere un occhio aperto su quello che è il mondo comunque. E farsi vedere anche altrove è una gran bella cosa. Per